personaggio del turno è anche, insomma, una buona prova da parte magari di chi finora ha impiegato me. Sì, ho avuto delle risposte importanti, ho avuto delle risposte importanti, era fondamentale dare minutaggio a qualche giocatore che magari non è stato con noi in ritiro. Ho avuto tanti spunti positivi e sono contento per loro. Io sono molto contento quando sono in difficoltà a fare la formazione perché vuol dire che stanno bene tutti e stasera oggi pomeriggio ho avuto dei buoni spunti. Avuto dei buoni spunti anche da Ribi, che dovrà immaginando adesso sudare un po', e su quel doppio tapine si è fatto trovare pronto anche sulla posizione generale. Sì, oggi ha giocato a Bibi, ho anche Furlan che è un ottimo portiere, ho ancora qualche giorno per decidere, farò le mie valutazioni, sicuramente farò le mie valutazioni, a Bibi ha fatto bene, ha sfruttato la sua occasione, e abbiamo Adamonis squalificato 3 giornate, quindi ho 3 portieri forti, perché a Bibi, Furlan e Adamonis sono 3 portieri forti, e vediamo in questi giorni. Trovare l'avversario, l'amico, ex compagno che si è sollevato, mi pare che però vi siete già affrontati una volta. Sì, ci siamo affrontati quando lui era a Francavilla. Bisogna dare tempo a Taurino perché è sicuramente un ottimo tecnico, a prescindere dal fatto che sia un amico prima che un ex compagno di squadra. Ci sentiamo, ci siamo confrontati anche in passato tante volte, ci siamo visti, abbiamo parlato di calcio tante volte, abbiamo un grande rapporto e ha bisogno di tempo in questo momento per lavorare. Avevano iniziato bene questa sera perché avevano iniziato molto bene, poi dopo noi siamo venuti un po' fuori e sono contento del fatto che nonostante ci fosse tanti ragazzi in campo che hanno giocato meno, i concetti sono rimasti gli stessi e quindi sono molto contento di quello. Un giudizio sui giocatori appunto che erano stati impiegati in maniera minore fino ad oggi. Ma faccio sempre fatica a dare giudizi, sono abituato a tenermeli per me. Sicuramente hanno fatto bene Torrasi, ha fatto bene Acella, ma non ho nessun dubbio di avere degli ottimi giocatori e un ottimo gruppo. Li vedo allenare tutti i giorni, quindi non avevo nessun dubbio che avessero fatto bene questa sera. È logico che Morichelli deve ancora migliorare la sua condizione, è uscito per crampi, ha fatto secondo me benissimo Cancellieri, ha fatto benissimo Lisi per quello che è stato in campo, dobbiamo migliorare un po' la condizione di Vasquez, ma lo sapevamo e continuiamo a lavorare, i giovani quando sono entrati hanno fatto bene, quindi è stata una giornata positiva a prescindere dal risultato. Siamo in Abruzzo, non posso non chiederle del Pescara, che idea si è fatta, insomma, comunque in generale del Pescara di Zeman e anche del girone tutto. Beh, io Zeman l'ho avuto da allenatore, quindi non è assolutamente una sorpresa, è un maestro, è un mio maestro, nel senso che ho preso da lui tantissime cose. Non avevo nessun dubbio che con un gruppo di ragazzi, come quello che ha avrebbe fatto bene. Lui è molto bravo, soprattutto quando trova i gruppi giovani che lo seguono al 100%, diventa pericolosissimo e io sono convinto che il Pescara si giocherà il campionato con altre 3 o 4 squadre. Insomma. Non ho nessun dubbio sul valore del lavoro del mister.